Siamo stati per decenni in fila ad aspettare che la pazzia ci consumasse come esseri inutili. Siamo stati così occupati a essere malati di mente da non avere tempo per noi stessi. Ogni sera la nostra personalità si eclissava e non era divulgata dalla televisione. Eravamo nella carriera dei matti ed era impossibile tornare indietro. I più fortunati tagliavano alberi, spezzavano legna, zappavano l'orto del direttore del manicomio senza prendere un soldo. Oggi però il comune ha intestato a uno di noi la licenza per la vendita al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli coltivati dalla nostra cooperativa. Già questo è una cura che ci fa venire la voglia di guarire di più. E a tavola le risate ci portano già all'allegria. Commento. La pazzia è il distacco dell'individuo dal sentire. Se la pazzia non è totale, può avere delle pause o addirittura recedere. Dipende dall'esperienza che deve fare il cosiddetto pazzo. Ecco allora il suo reinserimento nella società, attraverso una cooperativa, che è la comunione di individui che provengono da esperienze simili.